Qui siamo in un negozio particolare, si chiama Quasi Usato, siamo in ghetto. Perché Jessica è così particolare il tuo negozio? Il mio negozio è un'idea che nasce tanto dalla mia passione per la moda, dalla necessità di crearmi una cosa mia e dall'idea di base del riciclo. E qui ci sono capi che vanno dai 10 euro ai 1.200, anche 2.000. Accidenti. Però il denominatore comune è che siano belli, tenuti bene, riciclati, quindi è tutto di seconda mano, però devono essere di mio gusto. Mi dicevi che l'idea ti è venuta in mente durante i tuoi viaggi? Sì, in particolare Londra, e ci sono tanti negozi che fanno seconda mano, ma di cose di qualità e non per forza vintage, e mi ha colpito e mi è sempre rimasta l'idea di sviluppare questa cosa, ho aspettato di poterlo fare. Allora adesso simuliamo un incontro nel tuo negozio. Ho un paio di jeans Dolce & Gabbana da riciclare, te lo porto, tu che cosa succede? Io faccio le mie ricerche per prezzarlo nella maniera più giusta, gli devo dare un prezzo competitivo ma che non svaluti il capo, condivido con te il prezzo che ho deciso e poi lo metto in vendita. Qua, al momento della vendita, a te aspetta il 50% e a me il restante 50%. E qui vedo uno spazio un po' particolare. Sì, è il mio spazio bimbi. Allora, intanto io raccolgo anche cose da bambini e bambine e ho creato un angolino per i giochi dei bambini in modo che le mamme, quando vengono a fare shopping, possano guardare le cose con più calma. E allora dalla moda del ghetto, dalla moda usata del ghetto, buongiorno Mattina. Buongiorno Mattino.